È arrivata la pasta alla molisana ed è stata consegnata al presidente dell'Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo, che in collaborazione con il comune si occuperà della distribuzione dei 100 kg di pasta alle famiglie più bisognose. Così come abbiamo tempo fa comunicato alla Discovery Place, che è, diciamo, questo gruppo, questa associazione, questo gruppo di giornalisti, di operatori del turismo, che hanno sviluppato e promosso nei mesi passati un contest a cui hanno partecipato tantissimi autori raccontando gli Sciacca. Grazie a Discovery Place per questo premio, che ha messo in moto una serie di energie positive di promozione della nostra città. Lo ha fatto utilizzando i media, lo ha fatto in modo veramente gratuito, lo ha fatto con semplicità, ma lo ha fatto toccando le corde del cuore di chi è venuto a Sciacca e di chi ha voluto raccontarla. E grazie anche ad Angela De Michele, che si è messa in gioco come scrittrice, si è improvvisata scrittrice e raccontando dell'isola Ferdinandea, di questo luogo magico e misterioso che è possibile ammirare probabilmente immaginandola attraverso l'azzurro del nostro mare, ha contribuito significativamente a raccontare Sciacca nel mondo attraverso i canali di Discovery Place. L'esperienza nasce nel periodo del lockdown. Ho cercato di fare dell'inerzia qualcosa di utile. Il periodo di inattività, sinceramente, ci ha un pochino portati in una sorta di depressione, anche di sconforto. E quindi nasceva in noi, almeno in me, qualcosa, la possibilità di fare qualcosa e di non restare fermi. Sono stata contattata personalmente da Discover Place per partecipare a questo format sul futuro delle nostre radici. E così, per curiosità, ho cominciato a partecipare. E ho cominciato a scrivere dei testi. Ho fatto intervenire anche amici, persone e turisti che erano stati qui nella nostra città. E siamo stati tradotti in inglese e siamo stati anche visti dalla Cina. Ci sono state parecchie città che hanno partecipato, che hanno aderito, fra cui la regione Molise ha partecipato in toto perché si è gemellata con la città di Shanghai, e con la regione Molise anche la pasta molisana, che ha messo a disposizione questo premio per i testi che hanno vinto. Giustamente la cosa mi fa molto piacere perché abbiamo contribuito non solo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista umano, a dare un contributo alle famiglie bisognose in questo periodo effettivamente anche di forte crisi che stiamo attraversando un po' tutti. Finito questo contest, che era dedicato al futuro delle nostre radici, un altro se ne apre e sarebbe Racconta il tuo paese a tavola. Vi invito a raccontare, a raccontarci con i piatti, con le nostre tradizioni a tavola. Siamo ricchi anche di cultura, di sapori e di sapere, anche perché i piatti nostri hanno veramente una valenza importante sia per il territorio che dal punto di vista proprio organolettico e gustativo.